Fabio Fazio depone l'ascia di guerra? Clamoroso annuncio su Che tempo che fa. Fabio Fazio dimentica il tweet di Matteo Salvini, probabilmente lo inviterò su 9. Lunga intervista di Fabio Fazio pubblicata sulle pagine dell'ultimo numero del periodico Mio. Nell'intervista in questione il conduttore, ormai fuori dalla Rai, ha parlato molto dello spostamento di Che tempo che fa su 9, dove sarà affiancato dai volti di sempre, ossia Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbach, ma è anche tornato a parlare del tweet con il quale Salvini ha esultato il giorno in cui si è saputo del suo addio alla TV di Stato. Matteo Salvini è anche venuto nella mia trasmissione. Se lo inviterò di nuovo? Magari non il primo giorno. Ha dichiarato, aprendo quindi alla possibilità di un'ospitata del politico. Quanto al suo tweet, ero abituato, era successo altre centinaia di volte, perciò nulla di nuovo, mi sono sentito a casa, ha poi ironizzato. Fazio scherza su Luciana Littizzetto, ho provato a dirle che alla sua età cambiare non conveniva. Parlando, invece, della presenza di Luciana Littizzetto al suo fianco anche sulla nuova rete, il conduttore di Che tempo che fa. Che sembra aver lanciato anche una stoccata alla Rai, ha dichiarato ironicamente, ho provato a dirle che alla sua età non era il caso di cambiare, ma è voluta venire con me a tutti i costi. Non solo la Littizzetto, ma anche Filippa Lagerbach, come anticipato nel paragrafo precedente, sarà nella nuova edizione di Che tempo che fa. Non cambierà niente, sarà tutto uguale a prima e il pubblico non si sentirà disorientato, ha spiegato Fabio, annunciando poi che il programma anticiperà l'orario di inizio, partendo alle 19.30 con una lunga anteprima affidata a Nino Frassica. Per quanto riguarda lo studio dal quale la trasmissione andrà in onda, Fazio ha svelato che sarà lo stesso nel quale lavora Maurizio Crozza e la scenografia non cambierà molto rispetto agli anni scorsi. Che tempo che fa, escluso Tommaso Zorzi, sarà un ospite ma non del cast fisso. Infine, Fabio Fazio, che di recente ha avuto una brutta sorpresa dalla Rai. Ha anticipato anche che Tommaso Zorzi sarà tra gli ospiti della nuova edizione del suo programma, ma non farà parte dei volti fissi, mentre con Crozza, con il quale condividerà, come appena detto, lo studio, spera di fare qualcosa. Abbiamo già fatto delle cose insieme io e Maurizio, il nostro rapporto di lavoro dura da 14 anni, vedremo se riusciremo a fare ancora delle cose insieme, ha dichiarato.